Amici di Ribasca, siamo qui prima dell'inizio della partita tra Vanoli e Cremona con il banco di Sardegna-Sassari con Flavio Portaluppi. Flavio, grazie per essere con noi, GM dell'Olimpia Milano. Ti chiediamo subito come si è concretizzato l'ingaggio di Laval e soprattutto ti chiediamo un piccolo chiarimento anche per i tifosi sulla situazione dei tesseramenti, quando rientreranno tutti i giocatori del roster di Milano. Allora, in primo luogo l'ingaggio di Laval non è ancora concretizzato e sarà concretizzato nel momento in cui faremo il comunicato ufficiale. Non è per eccessiva prudenza, ma anche in passato, nel recente passato, l'estate scorsa, è successo che una trattativa, direi avanzata, improvvisamente si è interrotta e il giocatore o la società ha deviato su altre destinazioni. Per cui direi di aspettare un attimo, un pochino di pazienza, quando ci saranno tutti gli accordi firmati si potrà ufficialmente comunicare questo. Per il resto, qualora dovesse arrivare un giocatore diciamo non temporaneo per due mesi, sicuramente dovremo intanto valutare la condizione dei due giocatori che sono Gigli e Cango, che in questo momento non sono in squadra con noi per un infortunio, e quindi al loro rientro dovremo valutare anche se saremo bravi abbastanza per poter andare avanti in Eurolega e quindi qualificarci per le top 16. In quel caso sicuramente sarebbe tutto più semplice, in caso contrario sicuramente la struttura di squadra pensata quest'estate era chiara. Il giocatore che verrà inserito avrà due mesi di tempo per farci cambiare idea. Grazie mille Flavio, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi.